Benvenuti, vi voglio dire una cosa che dura veramente 10 secondi, ossia che non sono qui per sminuire il coronavirus e faccio ricette così perché non me ne frega niente. Semplicemente voglio distrarmi assieme a voi riguardo a questo incubo che stiamo vivendo e veramente cerchiamo di darci forza, cerchiamo di distrarci anche con la cucina e soprattutto normalizziamo le nostre vite quando possiamo, ossia almeno quando siamo a casa, nella nostra intimità e vogliamo preparare qualcosa di buono. Discorso finito, adesso cominciamo veramente con la ricetta. La festa del papà sta arrivando e con lei arriva anche la zeppola. Rimanete qua perché vi insegno a fare una zeppola ad hoc. La facciamo tradizionale, però cotta al forno, sarà leggera, abbiamo una pasta, una pâte à choux come la chiamano i francesi, profumata al limone, crema pasticcera vellutata e la classica marena sopra. Partiamo quindi con la pasta e col bignè proprio. Prendo il pentolino e arrivo. Quando il burro è sciolto e comincia l'acqua a bollire, aggiungiamo tutto in un colpo la farina e lasciamo cuocere dolcemente, continuando a mescolare. All'inizio si formeranno come dei grumi, no? Vi preoccuperete perché direte mamma mia che disastro! E invece vedete che si è già tutta raggruppata. La pasta sarà pronta quando noterete uno sfrigolamento quasi, no? Come se stesse proprio soffriggendo. La procedura sarà molto più semplice se la fate in una padella non antiaderente, perché noterete proprio una pellicola che si forma sul fondo della padella. In ogni caso cuocetela circa 5 minuti, piano piano, continuando a mescolare. Dovrete proprio farla un po' asciugare, no? Adesso in un piatto o in una ciotola come nel mio caso grattugiate la scorza di 2 piccoli limoni oppure di un limone grande, perché vogliamo dare un po' di profumo a questa pasta choux. Potreste metterla la scorza direttamente assieme all'acqua e al burro, però non mi piace l'idea che rosoli, ok? Quindi preferisco grattugiarla, poi prenderò la pasta, la cospargerò, no, con la scorza di limone e poi la ritrasferirò di nuovo nella pentola per praticità e aggiungerò le uova. Così assorbe proprio tutti gli oli essenziali e abbiamo un perfetto equilibrio, così la pasta choux sa di limone e la crema invece sa di vaniglia. Sì, tiepida, non deve essere proprio fredda, eh? Versiamo adesso le uova. Le uova devono essere 4 uova medie, però pesatele perché è importante avere una consistenza giusta per la pasta choux, proprio per non compromettere la riuscita dei bignè. Ho 200 grammi di uova intere, 4 uova, poi se vedete che sono 202 è lo stesso, ma se sono già 213, 214 è un problema, basterà togliere l'albume magari con un cucchiaio. Quindi aggiungo e vado pian pianino. È più facile di quel che si pensa, eh? Tra il resto con queste dosi vi escono circa 10 zeppole. Prima si straccia tutto quando mettete le uova, poi invece vedete che comincia di nuovo ad amalgamarsi, si forma praticamente una crema. Guardate bene la bocchetta che uso, vedete? Deve essere bella grande. Utilizzate delle bocchette a stella per fare queste zeppole del diametro tra 1,5 cm e 2 cm, perché così saranno più belle, più grandi, più gonfie. Altrimenti se non trovate delle bocchette di queste dimensioni, oppure vabbè, se non la trovate a stella utilizzate quella liscia, però se non trovate neppure quella liscia basterà prendere la sac à poche, fare un taglio qua dove dovrebbe uscire il composto del diametro di circa 2,5 cm e scusatemi 1,5 cm massimo 2, e poi procedete allo stesso modo. Io ne faccio 5 su una teglia, così faccio circa 2 giri e 5 nell'altra, perché 10 non ci stanno, eh.
E se volete rimanere sempre aggiornati sui contenuti, basta che andiate qua sotto il video, c'è il tasto iscriviti, ci cliccate sopra e poi a fianco addirittura c'è una campanella per le notifiche, così rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Il segreto per avere dei bignè più morbidi è prendere un goccio d'acqua e spargerlo direttamente sopra. Io cuocio una teglia alla volta, cottura, state ben attenti, 220 gradi per 10 minuti, forno statico, poi abbasso a 180 e li lascio dentro ancora 25 minuti circa, sempre nella parte centrale del forno. Potreste cuocerne anche due alla volta di teglie, però io preferisco così per avere una cottura omogenea. Nel frattempo che le zeppoline cuociono, noi prepariamo la crema pasticcera. La crema pasticcera io non sto neanche qua a spiegarvelo perché l'ho spiegata un sacco di volte e è molto molto facile. Vi dico già però che per renderla un pochino più corposa e vellutata mettiamo anche un goccino di panna fresca, è facoltativa. Ho fatto un casino. Ne voglio mettere una intera. La crema pasticcera deve essere soprattutto in questa ricetta molto profumata, perché viene molto esaltata. Aspettate che se riesco. Bene. Latte, panna caldi, mescolatina, rimettiamo sul fuoco e facciamo addensare. Quando vedete che la crema sta bollendo, spegniamo il fuoco, consistenza perfetta. La versiamo anche nella stessa ciotola che abbiamo usato per sbattere, insomma, le uova e tutti gli altri ingredienti. Copriamo con pellicola a contatto per evitare che si formi la fastidiosa pellicina. Lasciamo intiepidire e poi frigorifero. Eccoli qua pronti. È formata una crosta, quindi non si abbassano. In ogni caso magari attendete un minuto prima di sfornarli completamente. Mettiamo magari un cucchiaio di legno, teniamo lo sportello aperto, attendiamo un minuto e poi li sforniamo. Eccoli qua. Vedete, dovete proprio entrare dentro con la crema. Riempirle bene così. Vedete sotto come deve essere? Qua? Non è che deve essere vuoto, e mi raccomando, un bel po' di crema. Una cosa importante, se la vostra crema dopo il riposo dovesse risultare troppo densa, non azzardatevi mica ad aggiungere dell'acqua o del latte, la prendete, la sbattete bene con uno sbattitore e vedrete che tornerà ad essere liscia. Buono. Adesso mi faccio la mia con doppia amarena dentro. Se vi piacciono le amarene prendete ispirazione. Via. Sono proprio senza parole e lo sarete anche voi una volta che fate queste zeppole. Provatele perché secondo me sono molto buone. Buona festa del papà, auguri a tutti i papà e naturalmente auguri anche al mio compreso. Auguri Maio. Tac tac per altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale qua.
oppure qua sotto, e poi qua c'è il collegamento con il blog per vedere tutte le dosi, gli ingredienti che servono per fare questa ricetta. Io vado con la degustazione, al prossimo video.